Salve a tutti, in uno dei miei ultimi blog ho affrontato un argomento mai ben conosciuto, come il calore sia un nemico della spermatogenesi, ossia come l'alta temperatura possa interferire e influire negativamente sulla produzione di spermatozoi. È chiaramente un discorso conosciuto, lo sappiamo tutti, sappiamo ad esempio come il varicocele è responsabile di un aumento di calore del testicolo possa essere una delle cause della ridotta spermatogenesi. Nel mio blog su Voci di Città mi rifaccio al fatto che è stato eseguito un esperimento utilizzando sempre purtroppo le povere cavie con un gruppo di controllo. Alcune cavie, chiaramente maschi, sono stati esposti a temperature superiori ai 43 gradi per non più di mezz'ora e gli studi poi istologici hanno documentato come vi sia proprio un sovvertimento della struttura cellulare a livello delle cellule deputate alla sintesi, alla produzione di spermatozoi. E come dall'altro vi era anche una riduzione di produzione di spermatozoi, ma anche di testosterone. Quindi è chiaro, è codificato ed è imprescindibile che l'aumento di temperatura e l'esposizione a una temperatura elevata per tempi anche limitati possa creare, chiaramente in maniera transitoria, una alterata spermatogenesi. Esporsi invece in maniera continuativa ad alte temperature, come può succedere in alcune professioni, può causare effettivamente una interruzione, un'alterazione di tipo irreversibile della spermatogenesi. Irreversibile fin quando la causa chiaramente non ne viene rimossa, perché sappiamo tutti come il cambiamento poi del luogo di lavoro o l'intervento su un varicocele di alto grado può effettivamente, non sempre, ma spesso, riportare la spermatogenesi sicuramente a gradi migliori, a un miglioramento della lettura dello spermiogramma. Con questo vi saluto, auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo e sentiamo al prossimo video.